La provincia vive un momento particolarmente difficile. A ottobre 56 province terminano il loro mandato quadriennale e non si sa che cosa succederà. La legge di stabilità del 2015 e successive hanno praticamente tagliato i fondi alle province e quindi noi siamo in una condizione disastrosa. 116 milioni di euro sarebbero necessari per riasfaltare le nostre strade. Noi abbiamo avuto quest'anno 1,3 milioni dallo Stato e il prossimo anno 3,2 milioni. Immaginate con quali prospettive. Per fortuna la Regione Abruzzo ci ha dato 16 milioni di euro, però facendo le somme noi andremo a intervenire sul 15% del patrimonio viario di questa provincia. Questi cittadini devono saperlo. La valorizzazione degli immobili è una delle modalità per cui noi possiamo aumentare le entrate. E abbiamo salvato la provincia 2 anni fa vendendo il Palazzo di Giustizia, la Prefettura e la Questura. Adesso abbiamo tanti immobili che sono in vendita, ma non solo da oggi, sono in vendita già da 2 anni e ovviamente il mercato è estremamente difficile. Forse potremmo vendere l'ex ospedale che è qui vicino al Tribunale, perché potrà servire per migliorare gli spazi della Procura e del Tribunale di Chieti.